Un grandissimo successo all'Aquila per la Notte Europea dei Ricercatori, che ha visto due eventi insieme. Sharper, quello coordinato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso in collaborazione con Gran Sasso Science Institute e il Comune dell'Aquila, e Univac Street Science, curata invece dall'Università degli Studi dell'Aquila. L'Aquila si è trasformata così in un grandissimo laboratorio a cielo aperto. L'Aquila si connota così sempre più come città della conoscenza, grazie alla straordinaria triangolazione tra laboratori del Gran Sasso con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Università dell'Aquila e il Gran Sasso Science Institute più recente. Secondo me ricerca e tecnologia sono fondamentali per la rinascita dell'Aquila, perché io mi occupo di sviluppo locale ed è chiaro che l'innovazione e la ricerca sono degli ingredienti fondamentali per una regione, proprio per crescere in modo continuo e anche nel lungo periodo. L'università, ad esempio, ha questa terza missione, viene chiamata, e significa in pratica che deve comunque collaborare con le imprese del territorio per aiutarle a diventare più innovative e quindi anche ad avere profitti, a crescere in modo anche continuo nel tempo e quindi a creare anche lavoro.